Partiamo con questo video e vediamo quattro modi per ferire il suo ego in modo che ti ami con alta intensità. Prima di affrontare il tema, però, iscriviti al canale, attiva la campanella, così riceverai la notifica dei nuovi video. Seguimi su Instagram, Massimo Tramasco Ufficiale. Su TikTok e ti ricordo che se vuoi fare una piccola donazione al canale, basta che vai sotto il video, clicchi sul tastino Super Grazie e fai una piccola donazione. Se invece vuoi usufruire dei vantaggi esclusivi degli abbonamenti, basta che vai nella home page, tastino Abbonati. Vicino al tastino Iscriviti, se non lo vedi con l'app del cellulare o dal computer, e selezioni l'abbonamento preferito. E veniamo al tema, quattro modi per ferire il suo ego in modo che ti ami con alta intensità. Allora, sembra strano, ma se tu ferisci, colpisci il suo ego bypassando i meccanismi di difesa, perché l'ego rappresenta un po' il meccanismo di difesa, tu fai un grande favore all'altra sua parte, che è la parte emotiva, perché diciamoci la verità. Noi abbiamo una sfera logica e una sfera emotiva e c'è un conflitto costante, un conflitto perenne tra sfera logica e sfera emozionale. Quindi nel momento in cui tu vai a colpire, tra virgolette, l'ego, vai a ferire l'ego, il meccanismo di difesa, dai un grosso vantaggio alla parte emotiva. Siccome la parte emotiva è quella che si innamora, tu lo farai innamorare perché gli produrrai delle emozioni. Questo è. Altrimenti, guarda, non si capirebbe perché ci sono uomini che si fanno vogliono essere sottomessi, vogliono essere umiliati, anzi lo chiedono loro, diciamo così, perché sono arrivati al punto tale da creare questa sorta di rituale che gli consentirebbe di essere, da un certo punto di vista, più, come possiamo dire, interessati, da un certo punto di vista più, come dire, viversi delle emozioni. Ora, però, tu puoi farlo e se lo fai, se riesci a ferire il suo ego, ti farai amare ad alta intensità. E come fare, quindi, a farti amare ad alta intensità? Beh, la prima cosa che puoi fare, che ti suggerisco di fare, è quella di, siccome l'ego negli uomini si concretizza con l'orgoglio di maschio, quella di svilire un po' il suo orgoglio di maschio. Anche con battute ironiche, ovviamente, cioè anche con battute ironiche, del tipo dirgli delle frasi del tipo: ah, con te mi trovo meglio sessualmente perché, sai, il mio ex ce l'aveva troppo grosso e mi dava anche un po' fastidio. Invece tu, insomma, hai dimensioni più ridotte e quindi mi trovo meglio. Cioè, tu di fatto gli stai facendo un complimento, ma gli ferisci l'orgoglio, ferisci completamente l'orgoglio. Questo è un modo infallibile, diciamo, per ferire l'orgoglio di maschio. Oppure poi dopo cercarlo, non farti vedere tanto che godi, ogni tanto sì, ogni tanto no, insomma, in modo tale che anche lì la parte egoica viene un po' colpita. E poi utilizzare la comparazione fallimentare, cioè compararlo in modo fallimentare rispetto ad altri uomini, in questo caso uomini col successo nella vita. Ad esempio, cioè, non è che devi dire tu fai schifo, sei un poveraccio, no? Mettiamo che lui, che ne so, è un avvocato, supponiamo, quindi dici cavolo, e tu però parlerai, che ne so, del big avvocato. Ah, sai che ieri, che ne so, in ufficio è venuto l'avvocato tal dei tali, questo è uno che ha uno studio grandissimo, 10 impiegate, un fatturato della Madonna, insomma, vai a elogiare un altro, come dire, a lui non dici niente, non è che dici è più bravo di te, ma è tutto resta sottinteso. E questo gli
inizia a generargli quel turbamento, a farlo rosicare all'interno. Quindi vai a colpire praticamente prima da un lato il suo, come dire, essere virile come maschio e dall'altro il suo essere, uomo, di successo nella vita, insomma. E poi vai ad attaccare ancora, come dire, i rapporti con i genitori. E non è che vai attaccare la madre, però a seconda, diciamo, di come lui, ad esempio, se ha una madre soffocante, tu praticamente, se ha una madre soffocante, tu gli devi dire, se ha una madre soffocante, tu gli devi dire, guarda, tua madre non sarà mica contenta di quello che fai. Cioè, lo tratti come tratteresti un bambino, come andresti a trattare un bambino piccolo. E questo è un altro modo per colpire, per ferire l'ego, per distruggere il suo ego. E perché all'interno della famiglia d'origine lì si annidano, diciamo, molti, come possiamo dire, si annidano molte situazioni conflittuali, quindi tu ti allei dalla parte del più forte. Se non è la madre, comunque è il padre, perché alla fine uno dei due è senz'altro. Quindi si tratta di capire con chi hai a che fare. E poi, diciamo, vai ancora a fare comparazioni fallimentari invece con i suoi amici, perché hanno sempre invidia, cioè perché se ha qualche amico che lui invidia, eccetera, tu lo metterai, lo utilizzerai come antagonista, cioè andrai a, come dire, sfogugliare un po', a cercare un po' di conoscerlo, di fare qualcosa, in modo tale da farti un po' corteggiare, insomma, perché l'amico che magari è sempre stato più, che ha avuto più successo di lui, se insomma lo metti analogicamente come antagonista, insomma, con qualche battuta che magari ti farà, eccetera, devi farlo con attenzione per non passare per zoccola, questo lo farà, lo colpirà profondamente. E queste cose non è che servono neanche tutte, alle volte ne basta una sola, messa assieme, faranno sì che veramente ti amerà ad alta intensità, perché riuscirai a ferire il suo ego e farti amare veramente profondamente ad alta intensità. Bene, per questo video è tutto, ti do appuntamento al prossimo e mi raccomando, iscriviti al canale attivando la campanella così riceverai le notifiche dei nuovi video. Metti un like, condividi il video con i tuoi amici e ovviamente se vuoi fare una piccola donazione al canale basta che vai sotto il video, clicca sul tastino super grazie, anche un caffè è ben accetto. Se vuoi invece, come dire, usufruire degli esclusivi vantaggi degli abbonamenti, basta che vai nella home page, tastino abbonati, vicino al tastino iscriviti e selezioni l'abbonamento che preferisci. Ciao a tutti, al prossimo video!